qui per l'ottava giornata di campionato. Oggi assisteremo alla partita di Trieste contro Trento. Siamo qui con Dario Bocchini, al quale faremo alcune domande. Buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo visto una Cegas a Jesolo molto convincente, ma la vera prova del 9 diciamo che sarà questa sera e domenica contro Verona, d'accordo? Beh, sicuramente sono due test molto probanti, sia Trento che Verona, che tra l'altro si sono affrontate la settimana scorsa, sono due squadre attrezzate bene, con giocatori anche di una certa esperienza, di un certo carisma. Penso che Trieste debba sfruttare il fatto della gioventù, del ritmo che possono imporre e pensare però una partita alla volta, prima pensare a questa sera e poi vedere un po' per domenica, che sarà senz'altro una partita forse più dura. Allora, Ghedini assente per Trento e Benfatto assente per noi, per Trieste. Secondo lei con queste assenze chi ci perde di più? Ma penso che le assenze vanno valutate per quanto riguarda il discorso globale della squadra. Sicuramente Benfatto stava giocando abbastanza bene, si era integrato bene con la squadra. Ghedini è un giocatore di esperienza che dava un certo apporto difensivo a Trento. Penso che le due assenze si possono equivalere. Credo che però un pochino Trieste, ma non forse in prospettiva oggi quanto forse in prospettiva domenica, possa soffrire un po' sotto l'aspetto dei rimbalzi in difesa e in attacco. Ok, per questo prepartita è tutto, ringraziamo Dario Bocchini per la sua disponibilità e ci vediamo nell'intermezzo.